Bene, eccoci. Buona domenica a tutti. È un po' che non faccio le dirette, sono 2 o 3 giorni, però è giusto così. Il punto, vedete, intanto la bici dell'arciere, eccolo qua. Quindi l'arciere si è attrezzato di bici, così mi sposto molto più velocemente. Ciao Cinzia, ciao Giovanni. Giovanni, che ci racconti di bello? Di bello, beh sì, tante cose. Tanto guardate, una splendida domenica questa qui sul lungomare di Toro Falco Matà, l'Arena Ciccio Franco. Dice, vabbè, fai vedere sempre i soliti posti, ma sono talmente belli che non sono mai uguali, per cui ogni volta è sempre un'emozione e un piacere. Io ho beccato un ciuccio, qualche bambino ha perso il ciuccio, forse sono... intanto qualcuno l'ha appoggiato qua, sarà di qualche bambino che ha fatto l'uscita domenicale. Beh, che cosa vi racconto di bello? Vi faccio un po' il punto sulla situazione. L'estate, adesso siamo proprio in pienissima estate, 26 luglio 2020, insomma, lei è la nostra città, un po' lo slogan lanciato dall'arciere, ci auguriamo che possa diventare lo slogan un po' di Reggio. Dare intanto un bombone che attraversa proprio la parte antistante la Dea Atena. E il punto su un'estate così all'insegna della pandemia è che comunque ci sono un sacco di tanti problemi che si stanno via via facendo sempre più impellenti, e se non c'è un intervento forte dell'Europa, così come promesso, se non arrivano i soldi, davvero sarà un autunno molto 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 grigio. Questo un po' la sintesi per quanto riguarda la situazione sulla pandemia. Quindi continuiamo a mettere le mascherine, guardate, io la porto dietro, quindi a mantenere il distanziamento sociale, insomma, cerchiamo di essere prudenti. Poi il punto è la questione politica di Reggio. Sapete, ancora non c'è il competitor del centrodestra, non c'è ancora il nome, almeno non ufficialmente, dovrebbe essere Antonino Minicucci, ma la politica si sa, fino all'ultimo secondo si possono cambiare le carte in tavola. Però Antonino Minicucci ha tutte le carte in regola per essere comunque l'antagonista a Giuseppe Falco Matà. Poi c'è Klaus Davi, che comunque sarà una sorpresa, prenderà un bel mucchietto di voti, e poi Pazzano. Il resto, riteniamo noi, sì, prenderanno giusto il voto di presenza, ma niente, niente di che. Angela Marciano non sappiamo ancora se si presenterà, se farà le liste, crediamo di sì a questo punto, oppure se troverà una collocazione, magari qualche alleanza con qualcuno che può fare al caso suo, comunque con il quale o con la quale possa andare d'accordo politicamente. Quindi, insomma, il quadro è questo, lo scenario è questo. Poco più di, anzi no, poco meno di 60 giorni, 56 o 55 giorni mancano alle elezioni. In effetti sì, è partita la campagna elettorale. Giuseppe Falco Matà al Parco Ecolandia di Arghillà ha presentato le 6 liste civiche che lo appoggiano. Poi c'è Reggio Bene Comune, i PSI, Articolo 1, il PD, Italia Viva, insomma, dovrebbe avere 13, 14 o forse qualche lista in più anche, 13-14 liste, insomma è un bel bottino per lui. Delle 6 liste civiche presentate ad Arghillà, tutti no, nomi nuovi, solo 4 uscenti che si ripropongono. Adesso a memoria vado Gangemi,
non me li ricordo gli altri tre, comunque quattro sono quelli che si ripropongono, quindi una ventata di novità anche per quanto riguarda il civismo che appoggia Giuseppe Falcomatà. Insomma, un bel momento vissuto a Parco Ecolandia. Noi riteniamo da lì parte davvero la campagna elettorale. Ci stiamo organizzando, appena ci saranno ufficializzati tutti i candidati a sindaci e avremo anche la lista dei candidati a consigliere, faremo ogni giorno più tribune politiche, faccia a faccia con l'arciere, quindi vi daremo contezza, sarà una campagna elettorale vissuta intensamente, questo ve lo garantisco, quindi daremo il meglio di noi, sempre pungenti, cercando di essere sul pezzo, sulla notizia, quindi cercando di darvi i riferimenti giusti per poi farvi votare al meglio e scegliere chi sarà poi il sindaco di Reggio Calabria della città metropolitana per gli altri 5 anni, o riconfermare Falcomatà oppure qualche altro nome. Insomma, questo è. Vi auguro una buona domenica. La frecciata, Atena alla lancia, io all'arco e le frecce che sono di fantasia, ma colpiscono come la lancia di Atena. Quindi buona domenica. Ah, a proposito, faccio rivedere la bici dell'arciere, ecco. Anzi, chiudiamo con questo controluce che è bellissimo, guardate. Eccolo qua, pronti. Via, 26 luglio 2020. Reggio Calabria, lei è la nostra città, non dimenticatelo mai.